un documento storico in Italia che mostra per le prime volte tutte le, la vita degli animali che in Italia sono rinchiusi, allevati e uccisi per la produzione di pellicce. Questo lavoro si inserisce in un contesto più ampio, in tantissimi paesi europei dove vi sono questi allevamenti, altre associazioni animaliste sono riuscite a infiltrarsi, a entrare. Siete uno dei tanti allevamenti di visoni in Italia, ha un allevamento che è particolare perché è di proprietà di Giovanni Boccù. Questa persona è il presidente dell'Associazione Italiana Allevatori Visoni, l'AIAV, che è l'associazione di categoria che protegge gli interessi, i loro interessi economici. Anche la provincia di Cremona in particolare è importante per questo, per il discorso della produzione di pellicce, perché da poco tempo sono sorti anche altri allevamenti. Ve ne è uno qui vicino a Capralba, nella città di Dovera, sempre in provincia di Cremona. Inoltre sono giunte da poco voci che affermano che qua vicino, in un'altra città vicino a Capralba, che si chiama Misano, è in costruzione un ulteriore. Allora, ringraziamo di nuovo tutte le persone che oggi sono qua a sfidare la pioggia per far sentire la voce degli animali prigionieri degli allevamenti. L'Italia deve essere il prossimo. I lager che sono dislocati in questa nazione, in Italia, si uccidono 200.000 bisogni ogni anno, devono chiudere subito, chiudere il prima possibile. Gli animali non devono stare nelle gabbie, non solo i bisogni destinati alla morte per le pellicce, ma nessun animale. Ah!